Ciao a tutti! Oggi cercheremo di realizzare uno specchio sferico andando a rammollire termicamente un disco di materiale polimerico specchiato. Quello che vi serve per questo esperimento è un piatto da portata, da antipasto, del diametro di 20 cm, un piatto fondo del diametro di 22 cm o più, del materiale polimerico che andrete a ritagliare utilizzando come dima il piatto da antipasto. Il disco di polimerico andrà poi inserito all'interno di questo piatto e sul disco, al centro precisamente, andranno posizionati dei pesetti. In particolare io utilizzerò un pesetto fatto a forma di fungo, realizzato appositamente, che andrò a posizionare al centro dello specchio, su cui andrò a sovrapporre altri due pesetti di massa uguale, per un totale di, verifichiamo subito, ecco, 139 grammi. Quindi andrò a posizionare questi 139 grammi al centro di questo specchio. Ovviamente, prima di fare tutto questo, dovrò inserire tutto questo sistema, composto da piatto, specchio polimerico e pesetti, all'interno del mio forno da cucina, che andrò a accendere con modalità non ventilata, posizionandolo a una temperatura di 100 gradi centigradi. Quindi andiamo a posizionare a 100 gradi centigradi la manopola, accendiamo il tutto e posiziono su doppia piastra radiante sopra e sotto, spero si riesca a vedere. Benissimo, ora vado ad inserire all'interno tutto questo sistema, perché il tutto dovrà riscaldarsi contemporaneamente, non ci dovranno cioè essere parti più calde e parti più fredde. Ecco qui, vado a posizionare più o meno al centro il tutto. Perfetto. Bene, ora chiudo il forno e attendiamo il raggiungimento dei 100 gradi centigradi. Ovviamente l'indicatore mi dirà, quando si spegnerà, mi dirà che abbiamo raggiunto i 100 gradi centigradi, e andiamo poi a verificare l'andamento della deformazione dello specchio polimerico in funzione appunto della temperatura. Attendiamo. Bene, sono passati circa 5 minuti, abbiamo raggiunto la temperatura di 100 gradi centigradi, l'indicatore si è spento. Ora prestiamo molta attenzione all'andamento della superficie del disco di materiale polimerico, in quanto la deformazione, che sarà progressiva, potrebbe però avvenire in maniera molto repentina, nel senso che potrebbero formarsi delle zone ondulate tutte attorno al bordo del piatto, cioè a contatto proprio con il piatto. Ora, se si nota, si può già vedere che una parte, si può notare forse con il riflesso della luce del forno stesso, una parte dello specchio si sta già deformando sul bordo proprio in questa zona. Mentre, ecco, ed è un'altra parte dalla parte opposta. Allora, fermiamo il tutto, ecco qui, spegniamo anche il forno, estraiamo il piatto, ecco qua, andiamo a togliere direttamente lo specchio, e abbiamo, e verifichiamo, che abbiamo a conti fatti realizzato una struttura che è concava, ovviamente con due grosse imperfezioni in questi due punti, che sono ovviamente dovute al rammollimento dello specchio in maniera non uniforme e soprattutto probabilmente troppo veloce. Andiamo però a verificare se questo specchio, che come potete notare ha la capacità di deformare e di ingrandire l'immagine, è anche in grado di concentrare i raggi solari per farci raggiungere il punto di combustione di un pezzo di legno o qualcosa di simile. Verifichiamolo subito. Bene, mi sono posizionato in giardino al sole e adesso verifichiamo se questo specchio è in grado di determinare un fuoco utile a mandare in combustione un normalissimo pezzo di corteccia di quelle da abete che si usa per il giardinaggio. Possiamo notare che abbiamo un fuoco, possiamo notare forse meglio sulla mia mano, allontanando lo specchio si può notare questo fuoco, che ovviamente ha una forma non ottimale, però vediamo se è utile
a riuscire a mandare in combustione questo pezzettino di corteccia. Io spero si possa notare il fumo. Bene, a quanto pare abbiamo trovato un altro sistema per realizzare degli specchi. Vediamo se riusciamo a bruciare la parte posteriore di questo pezzettino. Ecco qui. Bene, abbiamo trovato un altro sistema per realizzare degli specchi utili a degli esperimenti sulla concentrazione solare. Per il resto, come sempre, vi tengo aggiornati. A presto!